Benvenuti, oggi 28 dicembre. Il santo del giorno è Santissimi Innocenti Martiri. Tra i personaggi famosi nati in questo giorno ricordiamo il 27° presidente degli Stati Uniti d'America, Thomas Wilson. Pensiero del giorno. Alcune persone devono imparare non solo a ridere, ma anche a piangere. E ora passiamo all'oroscopo. Ben ritrovati cari amici all'appuntamento con l'oroscopo. Ariete, molte cose si sistemano sia nel campo dello smistamento del lavoro che resta da fare, sia nel settore delle pendenze legali e delle cause. Toro, l'amore che state vivendo vi procura più spine che rose, più sospiri che sorrisi, più ansie che momenti di relax a due. Gemelli, in campo economico e finanziario avete le idee più chiare. La ponderatezza suggerita da Saturno nel vostro segno e le chance offerte da Giove sono elementi positivi. Cancro, per lungo tempo avete vissuto con grattacapi a non finire, ora le cose si stanno mettendo molto meglio. Leone, il senso di solitudine che vi accompagna passo passo è dovuto al fatto che pensate sempre ad una persona che ha fatto parte del vostro passato. Vergine, tutto bene per quanto riguarda il lavoro, solo qualche piccolo problema nel campo sentimentale. Bilancia, avete la mente da una parte e il corpo dall'altra, perché con il pensiero seguite il percorso del partner, che oggi si è un pochino defilato, allontanandosi da voi. Scorpione, non impegnate il cuore in una storiella a due che non ha le caratteristiche giuste per durare. Sagittario, Venere e Saturno contrari fanno pensare che ne abbiate abbastanza della solita vita e che vi piacerebbe una pausa dalla vita a due. Capricorno, lo zodiaco vi suggerisce di aver cura di voi stessi, di occuparvi con impegno del vostro personale benessere. Acquario, l'apprezzamento sincero di chi si è trovato bene lavorando con voi attira sia l'attenzione dei capi, ma anche l'invidia delle malelingue. Pesci, un periodo di distacco e di lontananza vi sarà indispensabile per capire che cosa sentite davvero nel vostro cuore nei confronti di una persona che vi avvicina. Proverbio: chi ti adula ti tradisce. Questo è tutto per oggi, arrivederci a domani.